Spooky sta facendo un picnic. Ah, si mangia un hamburger tutto unto. Forse no. E questo frullato? No, nemmeno quello. Riuscirà a mangiarsi il gelato? Neanche per sogno. Spooky, non piace per niente la natura. E alla natura non piace per niente Spooky. Cosa? Perché sta chiamando il suo robot? Un momento, Spooky sta strappando tutti gli alberi del bosco con il robot. Sì, Granny, lo vedi? Il dottor Spooky ne sta facendo ancora una delle sue. Forza, squadra Super Zoo! Bisogna fermarlo! Kit, facci vedere la soluzione sul tuo computer. L'obiettivo di Katty e Monkey è schiacciare quel bottone per controllare il robot. Alle capsule di trasformazione. Ecco il dottor Spooky. Attenzione! No! Cosa? Un momento. Perfetto! Monkey ha fermato gli alberi. Ora proteggiamo l'ambiente. Ottima mira, Katty! Arrivederci, dottor Spooky! Perfetto, Katty, sei la migliore! Cosa succede adesso, Spooky? Ecco il bottone! Non deve scappare! Preso! Dai, Katty, è ora di ridare vita al bosco. Bisogna riforestare. Forza, signor robot. Bisogna aggiustare quello che il dottor Spooky ha rotto. Albero dopo albero, il bosco torna a essere come prima. E nessun essere umano malvagio potrà di nuovo fare da... Con tanto amore, tutto torna al suo posto. E la squadra Super Zoo vince ancora! La natura è molto saggia. Per questo bisogna prendersene cura. Le 9 meno 5. Chi entra a scuola alle 9? Mio Dio, arriverà tardi. Non c'è tempo da perdere. Dai, Chi, prendi lo zaino e i libri. Ecco l'autobus. Più in fretta, Chi. Volo. Ops. Sali, Kit. No, l'autobus se n'è andato. Ah, Granny ha sempre la soluzione. Forza, Kit, devi raggiungere l'autobus. Ehi, signor autista, fermi l'autobus.
sono Monkey e Raccoon. Ragazzi, fermate l'autobus. Finalmente. Kit arriverà a scuola in tempo. Sicuri che è da questa parte, ragazzi? Ai ai ai! Siamo finiti nella base del malvagio dottor Spooky! Ve l'avevo detto! Eccolo quel cattivo! Mi ha lanciato dei chiodi sulla strada! Una delle ruote si è bucata. Oh, e adesso cosa facciamo? Ci servirebbe un colpo di fortuna! E quel colpo si chiama Cathy! Servizio di assistenza stradale espresso. Continuiamo il viaggio. Siamo arrivati a scuola. Corri, Kit. Oh no, non è arrivato in tempo. Cosa? Ah, certo, è stato tutto un sogno. Sono le 7:15. Manca ancora molto tempo prima che apra la scuola. Che sollievo, Kit. Raccogliamo le mele. Tutti collaborano. Che divertente. Ah, ma ovviamente il dottor Spooky li sta spiando e sembra abbia avuto un'idea. Cosa starà pensando? Quello è un ragno? Attento, ragnetto! Cosa sono quelle gocce? Il ragno sta crescendo! Oh no! Il dottor Spooky ha creato un ragno cattivo e goloso, proprio come lui! Torniamo al racconto. Perché c'è tutto questo vento? Il dottor Spooky è qui! Sta lanciando i suoi spooker! Che piano avrà? Eccolo! Stanno lanciando un sacco di ragni golosi sul raccolto! Oh no! I ragni mangeranno tutte le mele! Attento, Kit! Monkey ha paura dei ragni. Dai, nonna Granny, ci sarà qualcosa che possiamo fare? Ragno cattivo. Cosa succede, Kit? Guardia! Invasione di ragni! È ora di preparare una pozione magica! Dai, saggia Granny! Risolviamo il problema! Un pochino di essenza di coriandolo, un altro pizzico di ghianda di mille anni fa, un goccio di succo di arancia dolce e l'ingrediente segreto, una dose molto grande di amore. Un goccio di pozione.
È tornato il ragno buono! Oh, dottor Spooky, che cattivo che sei! Non inviare altri Spooker! Ecco Granny! Ha buttato la pozione nel serbatoio e tutti collaborano perché il piano funzioni! Il trattore si è rotto. Forza, ragazzi, bisogna pensare a un altro piano. Gli Spooker continuano a lanciare ragni. Al laboratorio! Super trasformazione! Super forza! Monkey ce l'ha fatta. I ragni stanno tornando ad essere buoni. Il raccolto è tornato alla normalità. E gli Spooker hanno avuto quel che si meritano. Alla prossima avventura! Che bella giornata per fare surf! Groovy, Kit e Monkey si stanno divertendo moltissimo. Quella era una lattina? Un bidone? Una bottiglia? Oh, oh, oh. State tutti bene? Groovy, Kit, e Monkey? Eccolo! Cos'è successo? Perché il mare è pieno di spazzatura? Si è formata un'isola di spazzatura ed è enorme! Com'è possibile? Ha avuto un'idea. Forse possiamo togliere la spazzatura dal mare portandola con le tavole da surf fino alla riva. Ops, non ha funzionato come pensavamo. La tavola affonda. Ed è caduta proprio di fianco a una strana tubatura da cui continua a uscire spazzatura. Dove porta la tubatura? Che nave strana! Dottor Spooky, perché non l'abbiamo capito prima? Sei tu che butti la spazzatura in mare! Ragazzi, bisogna... un momento... cos'è che galleggia? Un pesce intrappolato in una plastica per le lattine... Ma Groovy l'ha liberato? In acqua, Kit! Il nostro nuovo amico vuole mostrarti qualcosa! Non ci crederai dove porta la tubatura! Esatto, è la nave del dottor Spooky. Qual è la tua idea? Groovy,
Woody si è trasformato in un aspirapolvere gigante e ha aspirato tutta l'isola di spazzatura. Ma c'è ancora una cosa da fare. Il dottor Spooky merita il castigo. Monkey prende una pietra gigante e Groovy sputa tutta la spazzatura nella nave del dottor Spooky. Il dottor Spooky è stato ripagato con la sua stessa moneta. Ottimo, ragazzi. Il dottor Spooky ci metterà un po' a pulire la nave e noi ci vediamo alla prossima avventura.